Io sarò molto rapido, ve lo dico subito, anche perché sono arrabbiatissimo da italiano, esattamente come voi. Io anch'io parlerò da semplicissimo italiano e non da professore straordinario di economia politica o docente di finanza aziendale. Dirò le cose che mi passano per la testa. Cercherò di essere estremamente... Se, mi devo mettere seduto, no? È lo stesso. Sto in piedi. Stiamo sempre seduti, una volta che possiamo stare in piedi. Esatto. Allora... Ripeto, chi desidera poi approfondire tutto quanto potrà andare sul sito di Riscossa Italiana, dove saranno pubblicati tutti quanti gli atti, sempre in omaggio al discorso che ho detto prima. Allora, per raccordarmi a quello che ha detto adesso Luciano, giustamente, che cosa è successo? Perché noi, vedete, non riusciamo a capire le cose, perché le vediamo, io dico sempre, faccio questo esempio molto, molto facile, anche stupido, è come vedere le fotografie dall'alto, no? Di una zona che noi conosciamo, perché magari in quella zona ci siamo passati milioni di volte, però vedendole dall'alto abbiamo una visione diversa. Dice, oddio, guarda com'è lontano, com'è vicino questo, eppure ci sono nato lì, ci passo tutti i giorni. La stessa cosa noi la dobbiamo fare nei confronti di quello che è avvenuto in Italia negli ultimi 25 anni. Cioè noi abbiamo vissuto giorno per giorno e non ci siamo resi conto poi esattamente di quello che è avvenuto. Cioè adesso cerchiamo di mettere insieme tutte quante le caselle per cercare di capire che cosa è avvenuto. E ci siamo accorti che questa costruzione monetaria, per poterla rendere sostenibile, ha determinato da parte delle istituzioni europee, loro si accreditano di essere delle istituzioni, ma io le considero delle associazioni non elette, perché sono delle oligarchie autoreferenziali. Questi signori lì non sono supportati dal suffragio universale, che sono, vi ricordo, una conquista che noi abbiamo avuto dopo millenni. Automatici, hanno completamente interrotto, perché praticamente non hanno dato più la possibilità da parte dei governi di poter intervenire a correzione, come invece deve avvenire in qualsiasi tipo di democrazia, se no ce ne andiamo tutti quanti a casa e facciamo prima. Quando parlo di piloti automatici, vi dico i nomi, sono il FESF, il MES, il Fiscal Compact, l'Unione Bancaria, sono nomi che conoscete, che naturalmente mettono degli acronimi anche con parole inglesi, così non capisce niente nessuno, chiaramente, magari voi sì, ma tutti gli altri 60 milioni che stanno in Italia no, per il quale noi siamo soggetti a questi benedetti meccanismi automatici. E oggi noi parleremo in particolare di un meccanismo che speriamo non venga mai realizzato, che si chiama per l'appunto ERF, European Redemption Fund, cioè il fondo di redenzione. Già dalla parola vi fate capire, insomma, direte, perché noi ci dobbiamo redimere, no, dal debito, perché siamo grandi peccatori. Esatto. Ma d'altronde il tedesco si dice alla stessa maniera, no? Peccato e debito si dice alla stessa maniera, quindi è chiaro. Allora, vedete, innanzitutto io voglio fare una precisazione di come la penso. Vedete, noi siamo entrati nell'unione monetaria sbagliando veramente tutto, a parte il fatto, e qui lo ricordo sempre perché bisogna ricordarlo, in Germania dalla caduta del muro di Berlino, al momento in cui noi abbiamo avuto l'euro materialmente in tasca, in Germania ci sono stati due cancellieri, in Francia due presidenti, in Italia 17 presidenti del Consiglio. Non voglio commenti con brutte parole, insomma, ci siamo capiti, non hanno capito o voluto capire assolutamente nulla, 17, eh? Fra l'altro, lo sapete perché porta 17? Perché nei numeri romani 17 si scrive XV2, che è l'anagramma, e due stanghe, che è l'anagramma di Vixit. E quindi nessun soldato voleva avere la 17esima legione, perché voleva dire Vixit era morto, e da allora 17 porta sfortuna. Ma vediamo che anche oggi, anche se li scriviamo così, porta lo stesso nella stessa maniera. Ebbene, è un altro meccanismo per rendere esecutivo di fatto il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact, come ho ricordato prima, siamo stati solo noi a inserire nel dettame costituzionale il principio del vincolo di bilancio strutturale. Strutturale significa di fatto per noi lo 0,5 per i più virtuosi, perché noi siamo svirtuosi, invece dell'1%, ma credo che attualmente non ci sia nessuno, no? Che sia inferiore al 60%, non credo. Sono rimasti del debito nessuno. Lo sapete, non è una battuta. Lo sapete quali sono i paesi che stanno sotto il rapporto debito pubblico più del 60%? Paesi africani. Paesi africani. Esatto, mica, a questo punto non sarebbe male, guarda, a questo punto non sarebbe male, magari. No, buoni,
non andiamo oltre. Allora, che cosa succede? Questo benedetto ERF non è nient'altro che la messa in pratica del fiscal compact, perché questi signori che stanno a Bruxelles, che sanno perfettamente che nessuno è in grado purtroppo ormai di poter rispettare nulla, si sono inventati la possibilità di poter rendere esecutivo, coercitivo il dettame per quanto riguarda la diminuzione pianificata dell'eccedenza del 60% del debito in 20 anni. Cioè questi signori dicono oltre il 60% previsto da Maastricht e ribadito dal Trattato di Lisbona, voi dovete diminuire in 20 anni l'eccedenza. Noi siamo attualmente al 135-336, probabilmente siamo al 137, però non lo dicono, del rapporto debito pubblico e PIL. Pensate un po', lascio a voi i conti di quanto dovremmo farlo. Addirittura è stato fatto un conto sulle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale. Scusate se rido, ma abbiamo visto che questi signori stanno dando ultimamente numeri all'otto per quanto riguarda le previsioni, no? Che dicono sempre c'è la crescita sono 6 anni che lo dicono e poi vediamo che è sempre disatteso. Ebbene, secondo questo tipo di previsioni, noi dovremmo, se dovessimo da oggi ottemperare, quindi per il 2015, reperire risorse aggiuntive per 38-39 miliardi di euro, oltre a quelli che già, solo per ottemperare all'articolo 4 del Fiscal Compact, che prevede la riduzione, come ho detto, in 20 anni dell'eccedenza del 60%. Quindi vi rendete conto, significa di fatto, praticamente, non bisogna essere professori in economia, inciampare sui cadaveri della gente, visto che già iniziamo già da adesso senza ottemperare il Fiscal Compact. Allora, questi signori, come è stato detto prima, hanno, è stato a dire la verità, il vecchio Presidente della Commissione Europea Barroso, il quale ha incaricato una commissione di 11 esperti, di cui naturalmente, come è stato detto prima, neanche un italiano, fra l'altro a guidare era la gentile ex governatrice della Banca Centrale Austriaca, Gertrude Trumpel, per individuare un meccanismo per rendere automatico questo, e hanno tirato fuori che cosa? L'ERF, che non è nient'altro, badate bene, guardate, non è uno scherzo, ma è vero, non è nient'altro che addirittura la proposta che era già stata fatta a fine del 2012, pensate un po', dal German Council of Economics Expert, cioè il Consiglio dei Saggi tedeschi. Sapete che in Germania ci sono il Consiglio dei Saggi, c'era pure in Italia dei saggi, riuniscono, non lo so, sono spariti, lì ce l'hanno e gli funziona anche molto bene, perché badate bene, i tedeschi hanno tutta la mia ammirazione, perché loro fanno veramente gli interessi del proprio paese, questo è il fatto, siamo noi, scusate, siamo noi che non facciamo gli interessi del nostro paese, questo è il punto. Quindi questi avevano tirato fuori questo meccanismo perverso, e naturalmente questi incaricati da Barroso l'hanno preso paro paro e l'hanno fatto proprio. È già stato detto, è inutile dirlo, e io voglio soltanto dire dal punto di vista economico che cosa succede. Succede che noi dovremmo dare le eccedenze, la quota di un ventesimo, poi naturalmente noi non riusciremo a rispettare, siccome abbiamo dato come garanzia collaterale tutto quello che è stato detto prima, quindi dai nostri asset, le partecipazioni Eni, Enel, Poste, Finmeccanica, brum, tutto quanto, tutti gli immobili, naturalmente, e ne abbiamo tanti di immobili, e riserve auree e valutarie, e addirittura mettere a disposizione parte della fiscalità, cioè la fiscalità non viene più direttamente ritirata dall'Italia, ma viene direttamente data a questo fondo. Perché? Perché emetterà degli euro bond, loro li chiamano euro bill, ma sono euro bond, e naturalmente sul mercato, che avranno chiaramente la tripla A, perché i titoli emessi dall'Unione Europea godono della tripla A delle agenzie di rating. Cosa succede per noi? È una cosa semplicissima, che questi inizieranno a vendere a livello di Equitalia i nostri beni nell'interesse del creditore e non certo del debitore che siamo noi, e quindi a svendere. Ma soprattutto, e qui non lo dice nessuno, che oggi in ogni caso l'Italia ha l'euro, che è una valuta estera perché noi non stampiamo, però almeno è sotto la giurisdizione italiana, e
può ancora essere tramutata in qualsiasi valuta nazionale perché può essere invocata la lex monete, prevista dall'articolo 1277 e 1278 del codice civile, così come quando avevamo la lira e fu tramutata in euro. Guardate che in Grecia la ristrutturazione, l'haircut, la ristrutturazione li hanno incastrati perché quella parte hanno chiesto la giurisdizione inglese, cioè dovete in ogni caso morire, è chiaro, perché li dovete rimborsare comunque in euro, oppure se andate in dracma o non so, patacca di Macao o pizza di fango, in qualsiasi cosa in euro ce le dovete ridare. La stessa cosa per noi, quindi noi ci legheremo vita natura durante a un debito in euro sotto giurisdizione estera.